questo allo streaming. Buongiorno a tutti, mi siedo perché così siamo visibili al pubblico su YouTube. C'è stato un piccolo disguido per il link, spero che tutti sono riusciti a allacciarsi. Buongiorno, grazie di essere venuti. Oggi abbiamo pensato di fare questa conferenza per parlare di un argomento molto importante. Sarà il primo appuntamento che riguarda questo argomento. È partito dal fatto che molti docenti hanno un po' paura di quello che può fare questo programma. Da questo abbiamo pensato di parlare di formazione, di istruzione, cosa si ne può fare, però come primissimo appuntamento vogliamo capire cosa si può fare, cosa è capace di fare il programma. Abbiamo invitato Paolo Verri, esperto di software, architetto di software e così via, che sta qui dietro di me. Tu vuoi dire qualcosa? No, va bene così, quindi do la parola a Paolo Verri. Grazie. Questa è più o meno la domanda da cui che è stata la provocazione che mi è stata fatta, e dire: ma cos'è questo ChatGPT e perché tutto adesso, di cosa stiamo parlando? Visto che ogni volta adesso andiamo sulle Google News, così troviamo subito qualcosa che parla di ChatGPT, di intelligenza artificiale. E ho pensato che la cosa migliore fosse dare un contesto da dove arriva questo strumento, dare una definizione abbastanza formale di che cos'è ChatGPT, e poi, se lo strumento lo permette, perché in questo momento lo stanno usando tutti, ed essendo uno strumento di prova, è affollato, bisogna mettersi in coda, l'idea era quella di vedere un esempio di interazione con ChatGPT per chi non lo avesse mai provato ad utilizzare già, e poi concludere su un paio di riflessioni su cosa vuol dire avere a disposizione questo strumento per chi fa il mestiere dell'educatore. Tu continui a parlare. Ok. Come se io non ci fossi. Sì. Riportami un momento, perché c'è qualcosa che non ha funzionato. Mm-hmm. Perché, aspetta un attimo. Allora facciamo, devo condividere lo schermo. No, è che proprio non si vede nulla. Sì, aspetta, faccio così, condivido. No, non si vede proprio nulla, nel senso che non siamo online. Condivido lo schermo, ecco. No, tu dici c'è in trasmissione. E quindi vado. Mm-hmm. Questa dovrebbe essere la trasmissione. Questa. Non so cosa dirti. Nemmeno io. Vabbè, vai avanti, dai. Partiamo. Quindi cosa facciamo qua? Andiamo in giù. Dove me l'hai messo? Questo, nascondiamolo. Eccolo qua. Quindi, cos'è ChatGPT? ChatGPT è una language model, è stato sviluppato da una ente di ricerca che si chiama OpenAI, utilizza dei algoritmi di deep learning per generare del testo che assomiglia a quello che potrebbe essere prodotto dall'essere umano. L'algoritmo che ci sta sotto è stato addestrato prendendo testi da internet, quindi la più vasta scelta possibile, che lo differenzia tra l'altro da strumenti precedenti che erano invece modellati su campi semantici molto molto definiti. Ha un modello sotto, c'è di base un'enorme matrice che viene costantemente aggiustata per, a fronte di alcuni dati d'ingresso, produrre l'output che assomiglia a quello che produrrebbe un umano,
è molto grande, 175 miliardi di parametri. È un chatbot, quindi utilizza le tecniche NLP, di Natural Language Processing, e utilizza il machine learning per capire per quello che gli si chiede e generare un testo simile umano. Quando l'utente inserisce un messaggio, lui capisce il contesto. Tra l'altro, una cosa efficace di ChatGPT è che mantiene il contesto della sequenza di chat precedenti e produce una risposta adeguata secondo il modello di cui abbiamo parlato prima. E quindi, di fatto, ChatGPT è questo sistema lì fatto così. Ora, se fossimo in un film, a questo punto ci sarebbe un fermo immagine, un suono, dice, che cosa ha detto? Cos'è questa roba? NLP, machine learning, AI. E che è sta roba qua? Io ho fatto questo esempio perché queste saranno le keyword e le parole con cui verrete bombardati sia da chi vuole provare a introdurre questo strumento a un pubblico più ampio, sia a chi vuole provare a vendervi dei servizi professionali. Buona sostanza, quello che voglio fare è darvi un'idea del contesto in cui nasce questo strumento, perché una delle domande era, questo è un fuoco di paglia? Prego. E darvi un contesto da dove nasce questo strumento e soprattutto perché adesso se ne parla e non 5 anni fa o fra 5 anni. Quindi ho pensato che questa è la vera introduzione, come in un film, appunto, a quel punto dice, la voce narrante dice, forse vi chiederete dove è quel successo per cui sono arrivato a questo punto. Torniamo all'inizio. Una breve introduzione ai concetti di intelligenza artificiale, ChatGPT. L'intelligenza artificiale, la definizione è quella che è l'abilità di macchine e computer di fare cose che sarebbero state tipicamente attribuite all'intelligenza umana. Quindi il riconoscimento di schemi, prendere decisioni, risolvere problemi e capire il linguaggio naturale. Vi faccio notare una cosa, nulla qua parla di come faccio queste cose. Quindi quando io parlo di intelligenza artificiale, parlo di un effetto desiderato. Cioè a me piacerebbe avere una macchina con cui posso parlare come se parlasse con un umano. Ok, capisco. Se avete presente interazione con Alexa o con Siri, avete un'idea. Quando parliamo di intelligenza artificiale, in questo momento parliamo di intelligenza artificiale comunque specializzata, cioè sono strumenti, in questo caso, come vedete, si parla di intelligenza artificiale narrow o weak, quindi strumenti che hanno un campo di applicazione, per cui in quel campo di applicazione so giocare bene a scacchi, so giocare bene a Go, so riconoscere bene e scontornare una faccia all'interno di una foto, ma non si sta parlando dell'intelligenza artificiale alla Skynet o alla Matrix. Quello è, come dice la definizione qui, è un argomento non ancora sviluppato ed è ancora molto speculativo. Cioè non c'è il problema che abbiamo la rivolta delle macchine a breve. Meno male. Perché adesso? La risposta del perché adesso? Beh, in realtà è una scienza abbastanza giovane. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si fa risalire come punto di partenza la famosa conferenza di Dartmouth, dove lì è stato presentato per la prima volta il termine intelligenza artificiale, nel senso utilizzare le macchine per fare compiti che prima potevano fare solo gli umani. Si basa sul lavoro di alcuni matematici, tra cui Claude Shannon, lavoro seminale degli anni 40. Questo lavoro è emerso solo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato disseminato all'inizio degli anni 50, perché prima era stato tenuto segreto, perché su quelle si sono costruite i sistemi di comunicazione che davano quindi un vantaggio a chi aveva capito come funzionavano queste cose. I primi sforzi diretti negli anni 60 e 70 si sono concentrati soprattutto nell'area dei sistemi esperti e nell'area della comprensione del linguaggio naturale. Fin da subito
una delle cose che si può dire è scomodo scrivere alle macchine, soprattutto una volta quando si scriveva proprio con le schede perforate e così. Quindi sarebbe bello se ci potessi parlare, ma per poterci parlare deve poter capire cosa gli dico. L'altra cosa sono i sistemi esperti. I sistemi esperti sono le prime forme di intelligenza artificiale in cui degli esseri umani prendono un campo di conoscenza, catalogano la knowledge base, le diagnosi mediche, il riconoscimento di difetti all'interno di un sistema industriale, così. Dopodiché impostano delle regole if then else, se questo è rosso e quest'altro è blu, allora succede questo. Quindi il primo tentativo è stato quello di catturare l'expertise umana e portarla, formalizzarla per poi poterla automatizzare all'interno di sistemi di macchina. Negli anni '80 questa cosa ha cominciato a diventare fattibile, perché ha cominciato a svilupparsi la scienza, da un lato tutta la matematica che ci sta sotto, ma dall'altro anche l'industria dei computer. Invece di avere computer che erano grossi come questa stanza ed erano una potenza di calcolo ridicola, cominciavano a miniaturizzarsi, consumare meno, costare meno, essere più accessibili, in primis ai ricercatori e poi agli utilizzatori finali. Il primo grosso evento che ha fatto scoprire un po' l'intelligenza artificiale al grande pubblico è stato nel 1997, quando, se qualcuno di voi lo ricorderà, il campione del mondo di scacchi è stato battuto dal computer dell'IBM Deep Blue, utilizzando già lì le prime tecniche di intelligenza artificiale, nel senso che lì erano partiti da un approccio che però non riusciva a vincere con gli umani più bravi, che era quello di dire: io mi catalogo tutte le partite mai giocate dagli umani e cerco di analizzare quali sono le migliori mosse nelle varie posizioni. Le posizioni sono tantissime e quindi hanno cominciato a far giocare il computer contro se stesso e quindi a cominciare a fare in modo che queste famose regole if then else che ci stanno sotto venissero di fatto scritte dal computer stesso. Quindi il computer ha cominciato a addestrare se stesso, il famoso training di cui avete visto nella prima slide di definizioni. Nel 2011 un altro grosso risultato, che un altro computer dell'IBM, Watson, ha vinto a Jeopardy. Jeopardy è un gioco tipicamente linguistico e tra l'altro tipicamente umano, in cui l'idea è: il presentatore ti dà delle risposte, tu devi individuare qual era la domanda che aveva dato origine a quelle risposte. Quindi per un computer particolarmente difficile. Questo ha dimostrato la capacità di una macchina di analizzare il testo in abbastanza approfonditamente da poter capire il contesto, per poi risalire alle domande. Nel 2012 siamo allo stato dell'arte del deep learning. Avete tutti presente le possibilità di fare l'analisi delle immagini, appunto sistemi di videosorveglianza che scontornano le persone all'interno di un contesto che si muove in tempo reale. E il boom vero è 2014-2015, riconoscimento della vocale e la traduzione speech to text, machine translation, con gli assistenti vocali. Quindi qua, se avete esperienza con l'assistente vocale di Google, Siri, Alexa, stiamo parlando di queste cose. Nel 2016 Alpha Go ha portato questa cosa a un ulteriore livello, qui siamo a una scala ulteriore, in cui hanno vinto contro il campione del mondo di Go, perché ha visto il film Beautiful Mind, è quel gioco con le pedine bianche e nere, dove bisogna giocare, che ci sono le regole per cui tot numero di pedine bianche fanno voltare la pedina nera dell'avversario, e lo scopo ovviamente è vincere mettendo più pedine dell'avversario, ed è particolarmente complicato perché è meno analizzabile e meno catalogabile rispetto agli scacchi, è molto più aperto. E dal 2017 in poi, diciamo che AlphaGo è stato un po' ora comincia a diventare interessante, tutti hanno in mano un device abbastanza potente da poter fruire dell'intelligenza artificiale, comincia a essere interessante
investire, c'è stato un forte incremento degli investimenti. E questo forte incremento degli investimenti ovviamente è guidato prima di tutto dalla finanza, dalla sanità. Immaginatevi le possibilità di fare diagnostica per immagini invece di avere sistemi che sono in grado di analizzare le lastre invece che essere viste solo da un umano e via dicendo. Se notate, c'è un'accelerazione, nel senso che tra i primi punti, questo ovviamente è molto sommaria, ci sono altri punti focali, ma era per darvi dei punti chiave, per farvi vedere quanto si è accelerato, e questo spiega il perché adesso. Perché adesso c'è a disposizione abbastanza capacità di calcolo, perché queste cose possono essere utilizzate dalle persone sui propri computer o sui propri telefoni. È successa internet, quindi c'è a disposizione una enorme quantità di dati, perché una delle attività più time consuming all'inizio era quella di raccogliere dei set di dati che potessero essere la base per costruire gli algoritmi che poi dopo andavano tarati. Se questo è l'input, mi aspetto questo output, l'algoritmo che c'è in mezzo lo taro finché non ci riesce a produrre l'output desiderato. Dopodiché cambio e invece di darglielo sui dati che avevo classificato io, lo metto a contatto con il mondo e vedo se, soprattutto per il riconoscimento della grafia umana, sono state raccolte tantissimi campioni di come si scrive la corsiva, la stampatello, così sono diventate tutte immagini, e una delle prime applicazioni dell'intelligenza artificiale è stata per chi ha il palmare di una volta, riconoscere e tradurre l'appunto scritto in testo sul computer. Ovviamente ci sono altre motivazioni che fanno da accelerante. In questi anni si è sviluppata tantissimo anche la matematica che ci sta sotto, sviluppata anche per altri motivi, per le telecomunicazioni, per la statistica, la finanza, e questo ovviamente aiuta, nel senso che il ciclo di nuova teoria, nuovo algoritmo, lo provo, lo ottengo risultati significativi, è diventato sempre più accelerato. E poi ovviamente il fatto che siamo prossimi ad avere questi strumenti, si crea una domanda economica. No, si sta chiaramente adesso apertamente studiando la possibilità di fare macchine che guidano da sole, che quindi sono in grado di rilevare il mondo e prendere decisioni basate sul contesto. E quindi chi arriva adesso alle prossime applicazioni comincia a esserci scatta la competizione economica, perché si è capito che alla gente queste cose interessano e quindi c'è una domanda da coprire. Macro aree di applicazione dell'intelligenza artificiale, come l'abbiamo definita adesso, sono i sistemi text-to-speech. Quindi io faccio il contrario dello speech-to-text, che è quello ormai, qualunque, se usate Google Documents, potete aprire il microfono e dettare a Google un paragrafo e lui lo scrive in automatico. Il contrario è più interessante, perché io posso produrre del testo e poi farlo narrare, viene usato anche appunto in ambito proprio di narrazione, in ambito di automatizzare certi annunci e via dicendo. Quindi tipo, già adesso potete andare su WaveNet di Google, c'è Polly e Amazon, che sono esempi già attivi in questo momento. Le altre cose, se avete sentito parlare del termine deepfake, è il secondo campo di applicazione, sono quelle che vengono chiamate le GAN, le Generative Adversarial Networks, che è il nome tecnico di questi di algoritmi che prendono in pasto delle immagini, che non sono altro che delle matricioni di numeri, vengono date in pasto a questi alberi di matrici a loro volta molto grandi, ricordate che c'è GPT che tratta solo di testo a 175 miliardi di parametri, e produce in output immagini oppure sequenze di immagini, quindi video oppure addirittura anche musica che sembra generata da
da un compositore o da un videomaker umano. Nel terzo campo di d'applicazione è dove cade ChatGPT, che è stato, come dire, l'iniziatore di questa conferenza, che è quella nella campo di applicazione che permette di modellare il linguaggio naturale umano, quindi comprendere la semantica, spacchettare i singoli elementi del linguaggio e da quello capire il significato, dalle catene di significato inferire la semantica e dalle catene semantiche inferire il contesto e dare poi una risposta adeguata. Sono intelligenze artificiali anche tutti gli strumenti che vi aiutano, se l'autocorrettore della mail, oppure quello che gli date un testo lungo, gli dice fammi un executive summary di questo testo di 5.000 pagine, e lui lo analizza e vi dà 20 righe di, come tipo Grammarly o Writely, ce ne sono tantissime. Quindi, questo sempre per rispondere perché adesso, in realtà, cioè GPT è soltanto l'ultimo esempio che gli è capitato di essere virale, ma questo campo è in costante evoluzione, stanno continuamente uscendo nuovi esempi, ovviamente stanno con sempre più computazione e sempre più dati a disposizione, i risultati sono sempre più raffinati. Anche perché, per darvi un'idea, agli inizi degli anni 90, nella lista dei top 500 computer, il 500esimo faceva 0,1 miliardi di operazioni alla secondo, gigaflops. Il telefono, l'iPhone 14 Max ne fa 2, quindi è 20 volte più potente di un computer che era nella top 500 soltanto negli anni 90. Col fatto che appunto ce l'avete in tasca, consuma pochi watt e non tiene una stanza. Tanto per darvi un'idea delle dinamiche in atto. L'altra cosa di cui abbiamo parlato è il machine learning. Questo ve lo faccio notare perché spesso vengono usati come sinonimi. L'intelligenza artificiale è lo scopo. Io voglio una macchina che produca questo output che normalmente lo sa fare solo un umano. Il machine learning sono le tecniche algoritmiche che ci stanno sotto che permettono di arrivare a questo risultato. Ed è tutta una banca che si è sviluppata, se sentite parlare di deep learning, reti neurali, neural networks, mantengo il termine in inglese perché è una banca abbastanza giovane e non c'è ancora spesso un termine in italiano consolidato, e spesso lo trovate anche nei testi in italiano, comunque questi vengono riportati NLP, viene riportato machine learning, non viene riportato apprendimento automatico o altri tipi di traduzioni. Il machine learning ha due grosse famiglie che sono importanti sapere, che sono l'apprendimento supervisionato, quindi il machine learning supervised, e quello unsupervised. Quello supervised è quello che genera i risultati più interessanti e che è quello che ha portato e riesce a portare ad avere ChatGPT, avere AlphaGo che batte l'umano a Go e via dicendo, perché sostanzialmente quando io sono supervisionato vuol dire io, umano, genero un set di dati a cui attribuisco delle etichette. Dopodiché lo do in pasto a un algoritmo. Questo algoritmo, immaginate, per chi di voi ha mai visto quei giochi dove io devo mettere dentro una pallina dall'alto e deve cascare attraverso un tavolo pieno di pioli e voi scommettete su quale dei pioli di fondo esce. Ovviamente se voi spostate i pioli, li fate più grossi, più piccoli, li riavvicinate, cambiate la traiettoria dei pioli e potreste influenzare verso dove volete andare. Ecco, immaginate che di pioli ce ne sono miliardi e questa cosa qua lo fa direttamente l'algoritmo. Per ciascuno di questi pioli, di questi parametri, lo tara di modo che nell'arco del tempo, se io ti ho detto che questi dati devono produrre queste etichette, tu alla fine mi produci quelle etichette. Quindi diciamo che è un sistema che diventa molto bravo a mimetizzare, simulare e fare della mimesi rispetto al dato d'ingresso. Questo è rilevante anche per l'utilizzo poi linguistico.
Questo vuol dire avere però degli umani che prendono un dataset, e più è grosso il dataset, maggiore è significativa la quantità di dati che gli do, più raffinata è la taratura di tutti i pioli, e quindi poi più simile a un output umano sarà il risultato quando poi lo faccio lavorare da solo. Quando le mole di dati diventano tante o non sono così strutturate, non è facile per gli umani produrre. Nel caso della grafia è facile, io raccolgo 1000, 2000, 3000 campioni di come si scrive la A maiuscola, la A minuscola, il corsivo, così, le etichetto, li do in pasto agli algoritmi di machine learning, produco un'intelligenza artificiale, una network addestrata, e poi la metto alla prova nel campo umano. Ancora adesso, se voi installate Windows, vi chiede: volete contribuire con quello che scrivete a mano sui tablet a questo dataset per migliorare ancora di più? Perché ovviamente più è ampio il campione, più si riescono a coprire tutte le casistiche in cui uno si sogna di scrivere una P, una A maiuscola. E che per noi è facilissimo farglielo fare una macchina, è molto complicato. Quelli unsupervised sono, no, io non ci provo neanche a catalogarli. Cara macchina, utilizzo gli altri algoritmi di deep learning, dove analizzo la mole di dati in ingresso, scopro io quali sono gli eventuali pattern, gli do io delle label, e poi provo con dei dati che non avevo mai visto e convergo. E questo permette di utilizzare queste tecnologie su campi di applicazione dove il dato d'ingresso è poco strutturato, e tipo il linguaggio umano, e oppure la composizione musicale, e via dicendo. Ovviamente questo diventa molto efficace se la quantità di dati a disposizione è molto alta, perché è molto più probabile scoprire dei pattern se ho tantissime casistiche, tantissimi collegamenti tra vari cluster di pattern, e quindi poi è più efficace l'algoritmo. Questo è quello che vi dicevo tra il supervised e il non supervised. Uno parte da categorie fatte dagli umani, dall'altro invece è la macchina che li scopre da solo. Quindi la macchina impara da se stessa oramai. Preparo i dati, definisco il modello, lo impasto alle macchine. Adesso costa poco, darlo in pasto alle macchine, quindi le macchine possono girare quanto vogliono. Potete comprare con pochissimi soldi anche delle macchine per fare questo lavoro anche sui cloud di Amazon o di Google senza problemi. Di fatto sono dei grossi computer con delle GPU che invece di tirare fuori immagini che sono poi dopo il video di un videogioco, così sono quei numeri lì sono in realtà il risultato dell'applicazione di questi algoritmi. Si usano le GPU perché sono state create apposta per fare rapidamente calcoli su matrici molto grandi, velocemente. E si itera costantemente. Tant'è vero che ChatGPT, se avete visto, quando ho fatto la definizione, è la ChatGPT 3. Cioè siamo alla terza iterazione. Nel 2019 c'è stata la seconda, la primissima, ChatGPT 1. Tanto per dirvi il grado di crescita, ChatGPT 1, 2, quella del 2019, aveva tipo 17 miliardi di parametri. Il ChatGPT 3, quello di cui tutti parlano e che già genera dei risultati che la gente è stupita, ne ha 175, come vi dicevo. Stanno già facendo il training di un modello da 5.700 miliardi di parametri, quindi un ulteriore salto. Perché più o meno i tempi rimangono più o meno gli stessi, perché c'è un'accelerazione nelle capacità dell'hardware e di quanto si raffinano gli algoritmi. L'NLP è quel campo dedicato proprio al interpretare il linguaggio umano, quindi capirlo dal sonoro, passo al testo, il testo lo analizzo, e poi dal testo posso passare al sonoro o posso produrre altro testo. Quindi ci sono queste fasi della catena. Queste sono le varie fasi: il pre-processing, il tokenization,
il tagging, ok, questo è un verbo, questa è una cosa, dopodiché ci sono le altre fasi, la classificazione del testo e via dicendo. Non mi soffermo più di tanto. Quindi, qua siamo tornati, ha finito il flashback, siamo tornati a... Allora, ma che cos'è ChatGPT? La rileggo e vediamo se adesso ha un po' più senso. ChatGPT è quindi un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI. OpenAI è un'azienda che appunto sull'onda dei successi avuti con Google, AlphaGo, con il Deep Blue, con IBM, è stata fondata da tante aziende di tecnologia americane che hanno messo un contributo, detto fondiamo un ente di ricerca. Per ora non abbiamo ancora capito quanto tempo ci vorrà andarci. Fate ricerca di base sulle tecniche, sugli algoritmi e sul modo di sviluppare e fare training. E loro l'hanno fatto per un certo numero di anni e ogni volta producevano qualcosa che poi mostravano al mondo, e l'ultima che hanno mostrato che è diventata virale è ChatGPT-3. Quindi utilizza il deep learning per generare testo di tipo umano ed è addestrato utilizzando testi presi da internet e può fare tanti task di natural language processing, come rispondere a domande, generare dei riassunti, tradurre linguaggi e anche altro. Quindi questo chatbot, che è l'interfaccia che voi vedete, che vi permette di interagire con questa macchina, è quello che noi adesso chiamiamo ChatGPT. Adesso l'idea era, se non ci sono domande, se non vi ho stroncato nonostante il flashback, quindi quando sentite parlare di queste parole, di quelle parole d'ordine, collocatele più o meno in questo territorio, così avete un'idea. L'idea è di provare a vedere se ChatGPT è ChatGPT is at capacity right now, e quindi niente. Però io ho altri esempi di servizi di intelligenza artificiale che utilizzano le stesse tecnologie ChatGPT, ma in cui l'output non è del testo conversazionale, ma è immagini, suoni o generazione di immagini. Uno dei più famosi è DALL-E, fatto sempre dalla fondazione OpenAI, che vi permette, partendo da un testo che voi scrivete, DALL-E vi genera delle immagini ispirate dal testo che gli date. Quindi qui le fasi di analisi del testo e di comprensione di quello che volevate dire tramite quel testo c'è ancora. L'output cambia, non è più un output testuale di tipo conversazionale, ma è un output di tipo immagini. Per lui sono sempre numeri, però. E questi sono esempi. Uno dei più facili da provare è questo qua. Questo è per esempio Crayon. Qualcuno vuole fargli generare un'immagine. Vediamo, questo sembra che ci permette di accedere. Allora, qualcuno vuole buttare lì una frase, qualcosa. Lele, dimmi una frase, dai. In inglese. Avanti. Ok, allora. Translation in Solar System. Non ci mette un minuto, ci mette meno, ma vi fa venire la voglia di ovviamente collegarvi. Guest Faster Result per abbonarvi alla versione Plus a pagamento. Il trend di tutti questi strumenti è questo oramai. Nel frattempo che lui genera le immagini, vediamo se ChatGPT gli fa entrare. Oh, attenzione. Ok. Perfetto. Vedete, questa è l'interfaccia di ChatGPT. Tanto vediamo cosa aveva fatto Crayon. Ah no, sta ancora facendo.
ChatGPT, can you explain come vedete è facilissimo fare una presentazione su ChatGPT, basta collegarsi su ChatGPT e chiedere a lui di farla. Spero che questa piccola excursus sullo sviluppo del campo dell'intelligenza artificiale vi permetta di capire la risposta. La riuscite a leggere, sì. Ok. Ecco, tra l'altro è anche capace di tradurre, quindi è anche comodo se dovete fare delle traduzioni. Non ve lo dico, ma se volete fare, se avete un compito, dovete fare delle traduzioni. Capisce anche le domande in italiano. Capisce, è multilingua, assolutamente. Non risponde uguale perché quando dicevo che i pioli rimbalzano, lui fa una valutazione probabilistica di dire ma cosa voleva dire, e basta anche cambiare pochissimo e lui anche di poco il rimbalzo della pallina cambia, no? E infatti puoi spiegarti meglio, dimmi. Questo rimbalzo di cui tu parla avviene anche nel momento in cui io gli ripropongo lo stesso testo da digerire in un'altra lingua? Sì. Quindi se io gli chiedo di tradurre due volte lo stesso testo, questo testo potrebbe essere tradotto in due maniere diverse? Sì, potrebbe essere tradotto. Allora, se è esattamente identico, io ho fatto una prova praticamente allo stesso output, però... dipende se glielo stai chiedendo come prima domanda o se sei all'interno di una conversazione. Cioè, questo non si comporta come Google Translate. Quello che dici tu è Google Translate. Io ho questo testo, lo traduco in quella. Poi divertente farglielo ritradurre e vedere cosa ne. Come puoi immaginare, siccome mi tratta, i vari professionisti sono tanti traduttori, uno dei temi è il fatto che ci troviamo improvvisamente di fronte a un attrezzo che in tempo reale è molto veloce di me. Risolve il problema che la mia professionalità risolve, no? Allora, secondo me, uno degli elementi abbastanza interessanti, se c'è una risposta, non so se c'è una risposta, e se questa cosa è effettivamente vera, cioè quello a fare lì è in grado di sostituire uno che traduce professionalmente? No. È in grado di sostituire uno che scrive professionalmente? No. Ci arrivo. No, è un ottimo supporto, ma non è un sostituto, anche perché questo tipo di risultati si ottiene con algoritmi di tipo stocastico, quindi non è deterministico. Quindi se è deterministico vuol dire che allo stesso input corrisponde sempre lo stesso output. Quando è probabilistico no, perché cambiano il modello impara da altre fonti, nel frattempo si raffina, le forme dei pioli cambiano anche solo leggermente, il testo prodotto fra un mese potrebbe essere diverso. Sì, però okay. Anche la potrebbe essere sbagliata, perché lo stesso valore umano potrebbe essere più o meno parato. Sì. Quindi è migliore il cattivo traduttore. Magari non è bravo, ma è un bravo traduttore. In realtà... cioè, quello che uso io sarà meglio. Cioè, io sono tempo più per la parte di copyright, sì. È molto più bravo di molti copyright, soprattutto su dei task che non hanno tanta creatività, quindi sulla produzione. Allora è molto se uno vuol fargli fare una tipo, non so, io lavoro per un'azienda che mi produci un elevator pitch di una azienda insurtech. Allora,
Vediamo un po'. Certo, ecco un possibile elevator pitch per l'azienda in città. Come tanto vedete che mischiati italiano, inglese, termini gergali, marketing, quello così, non ha problemi. E quindi questo qua, immaginatevi che vi serve, sono le cinque frasi da avere pronte all'ascensore se beccate l'amministratore delegato dell'azienda in ascensore. Uno delle caratteristiche di ChatGPT, come vi starete rendendo conto, è che è piuttosto prolisso. Ok. Per avere il call si può settare. Ah, beh sì, ci sono tanti parametri per cui si può settare nell'altra. Il call si può settare, se no ripete la stessa cosa. Non ti puoi dire di fare un massimo così, però sì. Sì. Sì, sì, sì. Un'altra cosa per cui, essendo uno strumento appunto stocastico, altra cosa a cui non è bravo è il riportare fatti molto, molto circostanziati. Okay. È un'interfaccia conversazionale, è bravo a fare collegamenti, è un ottimo tool di brainstorming, diciamola così. Diventa meno utile se voglio scrivere un saggio di scienza, allora proprio ci mette dentro degli strafalcioni, anche perché lui becca come data training, come dataset di training. Che adesso posso permettermi di dire questa frase senza spiegarla perché l'ho già spiegato, un testo che arriva da internet e come tutti ben sapete su internet solo cose vere e rigorosamente controllate ci sono, quindi quello che si sta provando a fare adesso è vedere di collegare ChatGPT, che è molto bravo a contestualizzare la conversazione e a capire più o meno cosa voleva dire l'umano, collegarlo con altri sistemi che invece sono molto bravi e molto verticali, tra cui per esempio se conoscete Wolfram Alpha, è un motore legato solo alla matematica, per cui poi andate lì, gli mettete dentro, per noi ingegneri è come per voi traduttori ChatGPT, cioè mettete dentro l'equazione e vi dice già tutti i grafici, tutti i punti, i teoremi collegati, super lusso. E infatti i professori hanno immediatamente capito che c'era Wolfram Alpha e i compiti in classe, l'effetto di ritorno è stato che i compiti in classe sono diventati difficili da fare per chi si utilizzava Wolfram Alpha. Vediamo un po' tra l'altro, ecco, questa era Crayon, intanto ha finito e ha generato un po' di immagini cercando di capire cosa gli avevo detto, translation in the solar system, vabbè, ovviamente solar system era una parola dominante, una frase più lunga avrebbe dato origine a cose un po' più creative, no? Da cui uno poi può dire una cosa che fammela prendere da qui e fammi ripartire da qui e generare un'altra immagine come questa. Scusa Paolo, c'è una richiesta da chi sta guardando YouTube. Se tu gentilmente puoi ripetere la domanda che viene fatta al pubblico. Ah, ok, giusto. Allora, giusto perché il microfono qua non ok. Altre applicazioni interessanti sono tipo questa, Tome. Questa qui è per chi fa presentazioni, per esempio, di marketing, è molto utile perché uno parte e dice io ho bisogno di una presentazione di 6 slide che parli di ChatGPT e lui genera le 6 slide andando anche a scegliere le immagini, il font, quali sono i bullet point, genera tutto il testo dentro. E questo è un altro esempio per cui che cosa restituisce che cosa restituisce come formato? Restituisce un PowerPoint già precompilato con immagini, impaginato già con del testo che è congruente al brief che gli hai dato quando gli hai detto di generare. E vediamo un po', tra l'altro, se dovevo averlo qui uno. Ecco qua. Per esempio,
quella, questa che vedete, è, gli ho detto di, io ho chiesto a Tome, ma devo fare una presentazione su come è possibile rilevare la differenza tra un testo scritto da un umano e uno scritto da ChatGPT. E lui mi ha presentato, ha generato queste slide, ha anche parafrasato il testo, io non gli avevo scritto esattamente questa cosa qui, quindi ha scelto un testo per il titolo fatto bene, ha cominciato a dire ok, che cos'è ChatGPT, ha scelto lui questa immagine di questo robot triste. Quando c'è intelligenza artificiale, se chiedete a un'intelligenza artificiale di produrre un'immagine di intelligenza artificiale, vi produce un robot triste, tipicamente colorato di blu. ChatGPT contro il testo umano, dice che il testo umano è normalmente più personale, ha più emozioni, più contesto, un linguaggio più naturale, cioè ChatGPT si rende conto, e anche e questa cosa è arrivata anche alle altre intelligenze artificiali, che è particolarmente prolissa. Dice che è utile leggere il testo ad alta voce per rendersi conto se funziona oppure no. E questo era un esempio che volevo darvi, che avevo tenuto in canna nel caso proprio non ci fosse stata possibilità di accedere a ChatGPT, per averlo come altro esempio di un output di strumenti di intelligenza artificiale che ha, tra l'altro, questo viene prodotto in pochi minuti, esattamente come l'interazione con ChatGPT e sia con la generatore di immagini di Crayon. Ovviamente ce ne sono anche altri, si possono generare canzoni, sinfonie, uno gli può dare un brief testuale per avere la musichetta di sottofondo di YouTube e via dicendo. Quindi, quali sono le sfide? Ho provato ad immaginarmi qualche punto di discussione su quali possono essere le sfide, perché questo strumento, eravamo partiti dicendo, è un fuoco di paglia o è un problema? Ci siamo resi conto che la risposta giusta è nessuna delle due. Nel senso che avete visto la traiettoria che stanno avendo questi strumenti, quindi questi strumenti non sono una moda passeggera, sono qui. Restano con noi, saranno sempre più accessibili e sempre più a nostra disposizione. Lo è per naturale dinamica, lo vedete anche voi, appunto, l'accessibilità e la fruibilità. Sono un problema nel momento in cui vengono usati nel contesto sbagliato, come gli strumenti, ho detto un'ovvietà, però non rappresentano un problema. Ovviamente richiedono un adattamento sia in chi insegna, sia in chi impara, e anche un adattamento di contesto. Il più importante è il primo punto. I modelli di linguaggio, tipo ChatGPT, sono limitati alla quantità di testo che gli ho dato in pasto quando ho fatto il training dell'algoritmo. Quindi conoscono il mondo attraverso tutte gli eventuali bias presenti anche in maniera inconscia nel corpus di dati di partenza, e diventa molto bravo a propagarli, a replicarli. È quello che gli si chiede di fare. Quando hai questi dati di ingresso, tu diventa bravo a produrre del dato d'uscita fatto così. Quindi questa è una cosa molto, molto importante. Tant'è vero che è proprio di questi giorni, nei 15 giorni in cui abbiamo parlato con Lele di fare questa chiacchierata, ogni giorno stanno uscendo notizie, tra cui appunto Google ha detto che non posso essere indietro, e ha fatto Bard, facendo la figuraccia che ha fatto crollare le azioni, perché ovviamente la prima cosa che fa l'amministratore delegato è chiedere una domanda specifica a un'interfaccia testuale, e questo ovviamente dice uno strafalcione. E quindi tutti a dire brutta figura, ed è cascato. L'interfaccia di Bing, il motore di ricerca di Google, cioè anche loro, c'è la Bing AI, l'ha lanciata. Tra l'altro Microsoft e Google sono anche finanziatori di OpenAI, che però, diciamo, quello che viene sviluppato da OpenAI poi è a disposizione da tutti quelli del consorzio, quindi lo potranno usare tutti per sviluppare i loro prodotti commerciali. E quindi le due cose che ho visto sono il bias
e il fatto che non è un sistema esperto. Quindi sembra che sia in grado di parlare di tutto, ma in realtà, attenzione, che magari non sa parlare di niente. E questo di diventa... È come essere al bar dove c'è un chiacchieramoce. Per chi ha letto Basport di Stefano Benni, è come avere a che fare con l'uomo col cappello, sempre, ogni giorno. E ovviamente la capacità di spiegare i concetti, lui li accosta per meccanismi probabilistici, quindi non simula una reale comprensione dei concetti, la simula anche abbastanza bene, ma diciamo che comunque il famoso test di Turing ci si mette un po' più di tempo, ma poi la si sgama, un'interfaccia dove sotto c'è un'intelligenza artificiale. E ovviamente non è possibile dire ok, allora, così come quando ho fatto ingegneria, no, basta, continuate a usare le tavole dei logaritmi, perché non vale che voi adesso avete i calcolatori, avete i computer, fate le simulazioni disegnate con i plotter, invece noi ce li facevamo a mano, noi sì che eravamo ingegneri, ok? Bisogna portare nella propria attività di educatore questi strumenti, sapendo che bisogna mettere i guanti, altrimenti scottano, e le cose importanti sono appunto: non può andare in giro da solo, cioè GPT, e bisogna dare contesto. Il ChatGPT si può produrre del testo che sembra umano, ma non è mai detto che sia fattualmente corretto, e qui entra in campo la domanda di prima: se questo può sostituire un umano? No, nel senso che comunque la capacità umana, di una persona esperta, di dire no, questa è una fesseria, c'è ancora, è ancora più rilevante. Ti aiuta magari su compiti di routine o, come dicevo, come tool di brainstorming, ma non ti leva il lavoro. In questo momento, se ho capito bene, comunque il sistema di apprendimento di ChatGPT è rafforzato anche dal giudizio umano. Cioè, se ho capito, la risposta tu la puoi... In questo momento... In questo momento il sistema è rafforzato dal giudizio umano, nel senso che come in questo momento gli umani stanno interagendo con ChatGPT, viene utilizzato come ulteriore fonte di training. Quindi non serve per validare la correttezza delle risposte che ChatGPT, ma è una fonte ulteriore che permette a ChatGPT, di fatto è un ulteriore pezzettino di testo di training generato da ChatGPT stesso in interazione con gli umani. Quindi questa è la... Quindi non è che c'è un comitato di persone che sta dicendo no, questa ChatGPT ha detto una cosa fatta giusto, però no. 100.000 di utenti. Beh, sono dati esattamente come i milioni di utenti che producono testo su internet, che vengono usati come base da questi modelli di computazione. Quindi sta un umano, sì, sta un umano poi vedere se il contributo di ChatGPT e delle intelligenze artificiali, immaginate appunto anche se sono un grafico che devo produrre delle immagini, magari me ne posso far dare a qualche centinaio da lì, o da Crayon, o da altre intelligenze artificiali, ma poi sono io a decidere quelle che vanno bene, quelle che non vanno bene, se vanno modificate oppure no. Questa è la slide finale, complimenti, mi avete seguito fino adesso, in cui ho preso un paio di contributi e un paio di interazioni Twitter con un data scientist che diceva, insomma, è ottimo per, lo trovo ottimo per esplorare idee e brutto per come sistema per recuperare informazioni affidabili. Mi è sembrato un ottimo modo per riassumere le potenzialità attuali di ChatGPT, ma in assoluto di questo tipo di intelligenza artificiale conversazionale. E
Uno dei commenti è stato molto bello, perché ancora più sintetico, è un pappagallo stocastico, l'intelligenza artificiale. Impara molto bene a ripetere le formule, quindi le canzonacce, se sei passato la vita sulla spalla del capitano Flint a ripetere le canzonacce di osteria, oppure a seconda di come sei stato addestrato a ripetere quello per cui è stato addestrato. L'altro è un flowchart abbastanza scherzoso che dice: ok, si può usare tranquillamente, perché dici: sì, ma allora lo posso usare sto ChatGPT o no? Ma guarda, nel contesto in cui vuoi usarlo tu, l'output deve essere fattualmente, è importante che sia fattualmente vero oppure no? Probabilmente se lo uso per produrre un paper che poi va all'Lancet, magari no. Ok, quindi se è no, va bene, ok, uso lo GPT, ne faccio un uso creativo. Oppure se sì, è importante, qui entra in gioco l'umano, se è in grado di capire quando già GPT produce fesserie oppure no. Se è no, non è utile, cioè non è proprio sicuro usarlo. Se invece è sì, qua c'è la parte più legata a un utilizzo di business, ok, benissimo. Tu hai detto che sei in grado di distinguere se ChatGPT dice fesserie, lo vuoi usare in un contesto critico, sei disposto a pagare i soldi delle cause legali se quello che scrivi genera controversie. Se dici ma forse no, allora no, non usare ChatGPT. Scrivi roba tua di cui sei proprio sicuro tu. Altrimenti puoi provare a utilizzare ChatGPT. Questa è l'ultima slide, c'è ancora la slide dei credits, perché giustamente questo testo così, e questi sono i credits. Tutta questa presentazione è stata scritta da ChatGPT. Tutte le immagini che avete visto a commento delle slide sono state generate da Crayon. Io ho fatto solo le domande e le ho messe in fila. E ho niente qua, terminato. Sì. Contestualizzare rispetto al nostro lavoro di educatore. Vengo lì così, non deve ripetere la domanda. No, posso anche ripeterla eventualmente. No, va bene. Nel senso, poi vicino così sento. Ah, ok. Sono traduttrice, sia traduzione e la traduzione automatica è diventata uno strumento di lavoro che insegniamo a utilizzare. Come docente e valutatore so che i miei studenti la utilizzano, per cui sperimentato degli approfondimenti rispetto ai sinonimi del perché si è utilizzato questa struttura, adeguando la mia didattica chiaramente a questo strumento, e lo uso anche nel mio lavoro come posso dare al dizionario, per dire, adesso rispetto per esempio alla attendibilità di una tesi. So che è argomento di tanti miei docenti, non, colleghi non tanto di qui. Che cosa significa? Se ho capito bene, che può essere una base, una traccia, piuttosto che dare degli spunti, dopodiché occorre, come richieste, proprio, appunto, una richiesta sempre più approfondita e specifica. Sbaglio? No, è esattamente l'uso che ha. Se devo assegnare una tesi, se mi chiede una tesi, per dire, molto generica, può essere una traccia, ma io devo portare lo studente, il candidato, a affrontare un argomento molto specifico, molto ridotto rispetto a una. Per avere l'attendibilità della sua lavoro. In realtà questo è un modo per, tra virgolette, sgamare ChatGPT, no? Nel senso che io faccio una richiesta con una conoscenza così approfondita e puntuale che non può avermela detta ChatGPT. Però in realtà la cosa che succede è che ChatGPT è molto bravo, come avete visto, a generare del testo prendendo dei concetti e collegandoli. Ma non è detto che questi
che questi concetti siano collegati nel modo che io ritenevo necessario per portare a casa il risultato, il messaggio. Vi assicuro che per poter fare questa gag finale ho dovuto prendere il testo e non avete idea di quanto mi sono morsicato le mani, perché io mai e poi mai avrei scritto delle slide scritte in quei linguaggi e in quel modo. Quindi, ma ho voluto lasciare apposta esattamente quello che erano, anzi forse qua si rivedono addirittura le domande che avevo fatto io a ChatGPT, che sono qua. ChatGPT, che cosa sei? Presentati, dimmi qual è il development, la timeline dell'intelligenza artificiale, che cos'è l'NLP. Poi io una di queste le ho scelto qual era la cosa migliore poi, e ho fatto una scelta. Non ce l'ho fatta essere completamente fiducioso, e poi ho fatto un check su Wikipedia, ho fatto così, per detto, vabbè, ok, almeno è detto male, è detto in maniera magari poco efficace o non c'entra molto nel contesto in questo momento, ma almeno non è proprio completamente una castroneria. Ma la mia domanda non era per sgamare, no. No. Io vorrei trovare appunto per verificare se appunto è uno strumento come la traduzione automatica per certi versi che permette di accelerare certe operazioni e approfondire e altri aspetti e arrivare a qualcosa di, se sei bravo, insomma, se riesci a approfondire in modo corretto, perfetto. Perché ti fa risparmiare del tempo, chiaramente devi saper utilizzare, no? E devi, non deve essere appunto nello spirito di faccio lavorare lì, no, è uno strumento. Lo stesso questo, vi domando, può essere uno strumento di base che ti fa, che ti lascia del tempo per approfondire, cioè, sì, è esattamente questo. Sì, sì, è esattamente questo. Lo ha detto molto meglio di me. No, io purtroppo sono limitato a quello che mi ha detto ChatGPT, quindi questo è... Dimmi. Volevo chiederti, tu ci hai tratteggiato nella lunghissima introduzione uno sviluppo rapidissimo. No? Allora, è lunghissima. Notate l'amico quello che mi sta facendo notare. È colpa di ChatGPT, ora lo posso dire. No, allora, quanto tempo abbiamo perché queste perfettibilità, che sono abbastanza evidenti, diventino quasi trasparenti? Oppure queste perfettibilità sono parte integrante dello strumento? Cioè, adesso quel testo lì fa schifo, no? Siamo d'accordo. Quindi, al di là del fatto che forse non sorte, forse anche peggio, no? La presentazione faceva Fabrizio interessante, ma forse anche peggio della traduzione automatica, perché se ho capito bene, il lavoro che tu hai dovuto fare a partire da quel testo forse è di più rispetto a quello che avresti fatto per fare se le facevo da zero. Sì, esatto. Quindi in questa parola. Adesso noi siamo in questa situazione. Tu però ci hai parlato di una rapidissima evoluzione. Sì. Allora, la domanda che ti faccio è, uno, abbiamo tenuto i contatti? Cioè, io, Cristian, che facciamo di mestiere, scriviamo, veniamo sostituiti abbastanza rapidamente da questo tipo di cosa? Cioè, c'è un tempo, ho capito. Oppure, o due, arriveremo a migliorare, ma non ce la fanno, non ce la fa. Io penso che tu pensi che ci vai. No. No, ne... e voi imparate a usarlo. Cioè, no, è chiaro che alla fine si devi produrre. Allora, è estremamente rapido. Io sono molto curioso di vedere quando l'anno prossimo ChatGPT-4 uscirà con appunto un modello che addirittura è 20 volte più grande di questo, che già produce questi risultati che sono comunque notevoli, e soprattutto verrà integrato con sistemi di esperti di dominio, quindi la matematica, la storia. Ci sarà sempre però bisogno della mediazione umana, perché io per esempio, un'altra delle cose che faccio ChatGPT molto rilevante per il mio lavoro, io scrivo software, e ho provato a chiedere a lui di scrivere del software, e lui ha come fonte tutto il codice sorgente a disposizione
su GitHub, quindi open, e capisce cosa, quale le voglio fare. Però poi lo vai a montare davvero e dici no, guarda, funziona, ok, c'è questa cosa qui, sì, c'è vicino, ma no. È un ottimo strumento per... poi dipende, se devi produrre del testo stereotipato diventerà perfetto. Se una domanda, però, se devi produrre il tipo del copy, cioè, non so, io ho provato una volta un giorno per gioco, ho provato a fargli generare un articolo di cronaca nera e me l'ha generato perfettamente. Mi ha detto che delle persone, non sai leggere. No, la domanda che faccio è, visto che noi siamo, cioè lui impara da internet, sì, se lui comincia a scrivere, è questo interessante. Ma non è che è interessante. Ciò che sì, ho capito. Quello che si dice, però nel momento in cui io comincio a usare ChatGPT per produrre i miei contenuti e ti rivendo a te, che non sei tanto fusa, quindi ci credi. Okay. Allora a quel punto l'interessante è la di contenuti creati da ChatGPT. No, è chiaro. Si tende a un'uniformità, proprio per il meccanismo che ho spiegato prima, del fatto che lui è molto bravo, è un pappagallo stocastico, quindi diventa tutto molto formulaico, molto stereotipato, molto boilerplate, non so come quali altri termini inglesi spregiativi nei confronti del testo prodotto in questo modo, senza pensiero dietro, e quindi potrebbe rinforzare. Tieni presente che la quantità di testo prodotto in questo momento di umani è comunque... Cioè, è un'interessante retroazione. Non è così rapida in questo momento. E in questo momento è più efficace la retroazione umana di tutti gli umani che in quest'ultimo anno utilizzeranno ChatGPT, utilizzeranno ChatGPT Plus e vedranno come succede, che succede. Una delle cose forse da imparare è cioè, in questo momento... Scusami, hai detto una delle cose da imparare? Come fai la differenza, cioè come scrivere i prompt o come settare la macchina. Perché io ho visto in questo come, fare sì, la domanda è se adesso il know-how diventa sapere scrivere la domanda giusta. Sì, io mi sono reso conto che a seconda di come scrivevo la domanda, quando dicevo del testo che era da molto poco potabile a assolutamente illeggibile. E quindi assolutamente in questo momento per i più giovani saper fare la domanda giusta diventa più importante che poi essere in grado di produrre un testo che formula la risposta, cioè. Ed è un ottimo è un ottimo tool per chiunque parte dal foglio bianco. Il classico panico che è: devo rompere il ghiaccio, butto lì delle cose, faccio un brainstorming, le butto via alla metà. E diventa anche, c'è meno ansia, non potrebbe, perché se io scrivo 20 pagine di roba, perché so che poi devo buttare anche 15, ma io la fatica di scrivere con 20 pagine l'ho fatta tutta, poi le 15 persone sono affezionato, mi diventa anche un po' più di essere critico nei confronti del testo che sto producendo è più difficile, mentre se ho prodotto, poi ho scritto, o magari riformulato e scritto in maniera più articolata con questo CPT che mi ha riprodotto qualche cosa così, a quel punto poi integro con le cose. Domanda? Sì, no, più altro due considerazioni. La prima riguarda la domanda giusta che hai dato. Se è una costruzione, non so se può riuscire a ripetere la mia fede. Allora, due considerazioni. La prima riguarda la domanda giusta, che ho notato che andando avanti, cercando la domanda giusta in base alle cose che mi diceva, ho visto che riprendendo quella domanda e portandole in una nuova conversazione mi dava un risultato migliore, perché avevo imparato comunque prima diverso esatto, il contesto cambia perché magari se io gli dico, non lo so, generami una storia di un lupo che ammazza qualcuno nello stile di Stephen King, bla bla bla, lui mi genera una storia, dopo dice, posso dire, non so, fammela più specifica, esplora di più il momento della morte, fai così, fai cos'è, fai cos'è. Una volta che io arrivo a una domanda che dico, ah ok, questa è una cosa giusta, e lui comunque ha in saccoccia tutte le cose che si è scritto prima, quindi se io prendo l'ultima domanda e la porto su una nuova conversazione mi dà un risultato migliore per quello che ho visto.
E l'altra cosa è che secondo me bisogna trattarlo come un assistente, cioè così come era tipo, non so, per gli architetti AutoCAD quando è uscito e dici che figata, posso scrivere. È chiaro che questa è un'intelligenza, quindi c'è un concetto molto più ampio, però se tu lo utilizzi nel tuo lavoro come un assistente per riuscire a, appunto, come diceva anche la professoressa di prima, magari concentrarti poi su parti più interessanti, secondo me è il modo più giusto per questo strumento, diciamo. Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Quindi adesso abbiamo un romanzo sul lupo assassino. Vabbè, niente. No, però, cioè, io non ho chiacchierato. Allora c'è un tema legale di diritti, ma c'è un tema legale in assoluto, perché tant'è vero che è di questi giorni da parte del NIST la pubblicazione di un bando in cui il NIST, che è l'ente che standardizza, si occupa di standardizzare pesi, misure, procedure in America, ha emanato un bando in cui chiede feedback alle aziende entro marzo, perché produrrà delle linee guida. Linee guida per l'utilizzo nel mondo reale dell'intelligenza artificiale. E uno dei punti chiave che dovrà essere normato è che le intelligenze artificiali, per cui ci sarà una linea guida, e quindi poi la linea guida verrà imposta tramite una legge, e quindi sono avanti, si pongono questo problema, perché hanno capito che non è un fuoco di paglia, è quello della ispezionabilità. In questo momento, siccome tutti questi meccanismi, queste iterazioni avvengono automaticamente, cioè io faccio frullare il computer per qualche settimana, esce poi un matricione di numeri, gli butto dentro del testo, sembra che esca del testo fatto da un umano, ma perché non lo so. Quindi una delle richieste che verrà fatta è di sviluppare delle tecniche per permettere la ispezionabilità. Vuol dire essere in grado di andare a misurare se ci sono, per esempio, dei bias introdotti anche in maniera inconscia dal testo. Avrete sentito dai dati di iniziali, avrete sentito tutti, se vi ricordate, la polemica di quando era nato il riconoscimento facciale dell'iPhone, che non funzionava in Cina perché non era così efficace, perché la matrice che era stata addestrata, gli era stato dato in pasto un corpus di immagini che erano per predominantemente immagini di persone occidentali. E quindi era diventata una brava interfaccia a capire, quindi dicevano che questa non la riconosco. E quello è totalmente involontario, perché ovviamente l'Apple non è che vuole venimicarsi il mercato della Cina. Anzi. E questo è però un esempio. Quindi sicuramente quello è un tema aperto, quello della legalità, sia della titolarità di chi produce di quel testo prodotto, sia dell'utilizzo delle conseguenze legali dell'utilizzo di questa intelligenza artificiale in ambito lavorativo e in applicazione. È talmente aperto, appunto, che c'è il NIST che ha fatto questo bando di gara tipo 8 giorni fa, e entro fine marzo chiuderà la fase di sollecitazione dei contributi per poi produrre una linea guida rapidamente. C'è il link che sono affido. Quindi questo è quanto. Dietro di te, non so se in casa mi vedono, ringrazio di nuovo Paolo Berti. Per il bellissimo intervento, veramente istruttivo. Vedremo di fare un'altra edizione più avanti, appunto, dove parliamo più in specifico delle applicazioni di questo software nell'istruzione, in particolare in questa scuola qua, perché alcuni docenti vogliono fare della prova. Vi ricordo soltanto a voi e
la gente che ci segue su YouTube, che dal 1° marzo avremo in questa scuola degli incontri di mercoledì pomeriggio alle 5, alle 4 e mezza, scusate, con vari personaggi, con console, vice sindaco e così via, interessanti sia da seguire a casa che qui in presenza. Vi ringrazio e arrivederci. Chiudo la trasmissione. Concludo la trasmissione.